Gentili telespettatori di Globus Television, canale 819 del Digitale Terrestre, buonasera. In tema di stile di vita, di assoluta significativa e significativa così, modifica appunto dello stile di vita legato alla una sana alimentazione, oggi vorrei proporre un dibattito che sta proprio di match, un dibattito tra un rappresentante della produzione di canapa e un rappresentante della produzione di pane di grano antico, Timilia e Russello. E allora con grande piacere cominciamo con, non per facciamo così, random, cominciamo con illustrarci i benefici della canapa per uso alimentare, sì, e altro. Allora, una brevissima storia, lei mi ha detto, sì, che c'è una storia lunga a proposito di... Sì, 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 ovviamente c'è tanto da parlare sulla canapa perché oltre a quello che può essere l'aspetto alimentare, poi la canapa in genere, canapa industriale in questo caso per differenziare rispetto a quella che è la cannabis che conosciamo un po' di più, che conosciamo un po' tutti, che è quella ai fini, diciamo, ludico-ricreativi o in questo caso ormai terapeutici e medici. In questo caso vi parliamo del seme di canapa, che è un prodotto vegetale, tra l'altro tra i semi il più nutriente in termini di proteine, perché contiene più del 20% in suo peso in proteina, che consideriamo nobile perché oltre ad avere le proteine ha anche tutti gli aminoacidi che servono per sintetizzare le proteine e quindi aumentare le difese immunitarie. Inoltre il prodotto di per sé ha una quantità di omega 3 e omega 6 quasi perfetta, ottimale per l'assimilazione umana, e alti livelli di vitamina E, B1 e B2. Inoltre dalla lavorazione del seme, quello che è il pannello di estrazione dell'olio, che è, diciamo, il prodotto principale come prodotto base che noi produciamo, dal pannello di estrazione dell'olio con una macinatura a pietra realizziamo questa farina che poi in combinazione con altre farine, in questo caso sempre grano duro siciliano, classico, rimacinato, antico, mischiato insieme in percentuale alla farina di canapa, otteniamo un prodotto con delle caratteristiche uniche, perché la canapa, oltre a nascere naturalmente senza glutine, anche se non la certifichiamo perché purtroppo le lavorazioni agricole si fanno con le metitrebbie da grano, per cui c'è una contaminazione, poi ovviamente mischiata a quella da grano classica non è assolutamente indicata per i celiaci, per natura comunque nasce senza glutine. Di conseguenza rende gli impasti più leggeri, più digeribili e abbassa sia l'indice glicemico che il valore di carboidrati rispetto a una qualsiasi pasta normale. Di conseguenza per chi ha difficoltà di digestione o segue delle diete particolari è sicuramente un prodotto molto indicato, o anche nella, diciamo, nella quotidianità, magari non tutti i giorni, perché dico sempre che bisogna mangiare un po' di tutto e quindi non essere estremi da nessuna parte. Oltre a quello, ovviamente noi facciamo la pasta, facciamo il pane, facciamo la pizza, i biscotti, abbiamo poi le varie applicazioni e andiamo anche con i salati, i sughi, le confetture, quindi cerchiamo di valorizzare il prodotto tipico, tra l'altro siciliano, quindi utilizzando sempre ingredienti locali perché crediamo e sosteniamo l'impresa locale, e quindi sempre siciliana, mischiata alle caratteristiche della canapa. Io direi che c'è una ripresa veramente importante dell'uso della canapa proprio per le proprietà salutari, che sono vecchie, io so che... Sì, sì, è antichissima. Ci vuole dire effettivamente da quanto tempo? In realtà noi non ci siamo inventati nulla, è stata tutta una riscoperta. Ad esempio basti pensare che noi fino agli anni 50 eravamo leader mondiali nella produzione di canapa industriale, era più, diciamo, verteva più la produzione per quello che riguardava lo stelo della canapa, quindi la produzione tessile o comunque la produzione di materia industriale, quindi non alimentare. Però abbiamo scoperto che in realtà l'alimentazione era già conosciuta, il seme di canapa, perché in antichità si utilizzava per la cura della tubercolosi. Perché essendo la tubercolosi portatrice di debilitazione fisica, quindi legata all'alimentazione, il seme, essendo così nutriente, aveva la possibilità di poter aiutare questi malati di tubercolosi a reagire alla malattia. Noi avevamo addirittura la varietà che veniva utilizzata in tutto il mondo, tant'è che la canapa industriale veniva chiamata fino agli anni 50 canapa italica.
i russi, che erano i primi produttori al mondo, utilizzavano solo varietà italiana. Quindi abbiamo una storia immensa e importantissima che appunto vogliamo recuperare, dobbiamo assolutamente recuperare. Perfetto, ora la parola la passiamo all'altro rappresentante di un altro aspetto importante, che sono i grani antichi siciliani. Ci vuole parlare dell'importanza, della significatività nella giusta alimentazione, proprio in relazione ai corretti stili di vita e quindi alimentari della popolazione. Oggi si fa un gran parlare di grani antichi, però più che altro per moda, perché il fenomeno dei grani antichi negli ultimi anni ha iniziato a spopolare in Sicilia, ma in genere anche in Italia, però va fatta un po' di chiarezza, perché il consumatore deve essere sempre a corrente della provenienza delle materie prime. La parola grani antichi viene spesso abusata, in realtà bisognerebbe parlare di grani autoctoni, perché questi grani in realtà sono sempre esistiti, non sono mai spariti, quindi si usa la parola grani antichi per differenziarli dai grani moderni, però in realtà bisognerebbe educare il consumatore a non seguire le mode parlando solo di grani antichi, ma di grani autoctoni locali. Noi utilizziamo le varietà Rossello e la varietà Tibilia perché fanno parte della storia di un territorio. Noi siamo di Raddusa, la città del grano, quindi ci premeva che nel nostro paese si riattivasse la produzione di pane biologico con i grani antichi. Stiamo riuscendo ad avere un buon successo, perché questo pane ha dei benefici, quindi ha un basso indice glicemico, un basso indice di glutine, quindi chi non mangiava più il pane o la pasta perché aveva problemi di intolleranza causate anche dai grani moderni che sono alti di glutine, oggi con i nostri prodotti sta riscoprendo un po', diciamo così, la possibilità di tornare a mangiare pane e pasta. Quindi lo stile di vita sta cambiando, il consumatore sta diventando sempre più attento e in questi prodotti si riesce a riscontrare proprio quei benefici di cui il consumatore oggi è tanto alla ricerca. La nostra attività è quella di mettere insieme contadini, mulino e panificio, quindi nell'arco dei 20-30 km dal panificio noi abbiamo cercato di chiudere la filiera. Quindi i grani antichi ancora una volta ci danno la possibilità, i grani autoctoni ci danno ancora la possibilità di riattivare un'economia locale. Grazie a questo progetto abbiamo dato la possibilità a qualche giovane che altrimenti sarebbe andato via di poter stare nel proprio territorio. Cercare di riattivare la passione per il proprio territorio, per le proprie tradizioni, era la scommessa più importante e ci stiamo riuscendo grazie al lavoro di tanti giovani, di tante persone che insieme hanno contribuito a mettere in piedi questo progetto. Del resto Raddusa è la città del grano, quindi chi meglio di noi poteva fare questa cosa? Ma io credo che tutti siamo coscienti dell'importanza di questo aspetto circa l'alimentazione, circa la giusta alimentazione, e c'è una riscoperta e una richiesta, assolutamente, io lo vedo come medico, i miei pazienti incominciano già a interessarsi della problematica, quindi voi avete fatto un'opera di convincimento, voglio dire, che poi è sinergica, perché sì. Poi non è, io così inizialmente ho detto un confronto, ma non volevo essere un confronto antitetico, abbiamo già iniziato ad architettare, ma sicuramente una sinergia che va in progress, che ci arricchisce ancora di più. Grazie a voi. Grazie a voi.